Adesso non colleghiamo il potenziale ritardo del presidente Lotito che aveva altri impegni nel momento difficile del calcio. Diciamo, tutti quanti voi conoscete perfettamente la situazione, la federazione ha ritenuto e ritiene di non fare delle dichiarazioni di merito in questo momento, anche per rispetto nei confronti del lavoro che oggi stesso l'Alta Corte di Giustizia presso il CONI porterà avanti e quindi attendiamo, diciamo, gli esiti del parere richiesto all'Alta Corte e poi riprenderemo un percorso, ovviamente basandoci anche su quelle che sono le riflessioni, le considerazioni che dovesse fare l'Alta Corte nel suo parere. Avete visto che ho pensato che dal mio punto di vista che fosse opportuno come federazione, diciamo, lasciare spazio ad autorevoli interventi, voglio dire, tra cui quello molto importante del Presidente Petrucci, voglio dire, e delle componenti che si stanno confrontando, ma noi preferiamo seguire in questo momento i lavori dell'Alta Corte e quindi metterci a valle di quelle che sono le valutazioni dell'Alta Corte. Dopo che l'Alta Corte avrà espresso il suo parere, naturalmente posizioneremo la federazione a livello di contenuti di politica sportiva, ovviamente in relazione a quello che è il contenzioso attualmente esistente. Ma non c'è più io spazio? soltanto per capire una cosa, a livello personale, non si può considerare una mancanza di rispetto il comportamento dell'Associazione Italiana Calciatori nei suoi confronti e nei confronti della Federcalcio, lasciando il tavolo ieri? Ma guardi, io non faccio, voglio dire, al di là di quelle che sono le situazioni di comunicazione che sono trasferite, il problema non è senz'altro, diciamo, un problema di rapporti personali, è un problema di posizionamento collegato al fatto che se ci sta una metodologia di lavoro che determina, diciamo, una pregiudiziale, questo ovviamente poi determina una difficoltà relativa al confronto e quindi come tale il problema non è naturalmente quello oltre un certo livello del rispetto del ruolo, della qualità dei rapporti personali che rimangono in qualche modo allineati a quella che è una storia di rapporti consolidati, il problema è che se non si individua un metodo di lavoro condiviso e in qualche modo non c'è il rispetto che ci possono anche essere dei metodi di lavoro diversi, oltretutto si corre il rischio che determinati problemi non vengano neanche approfonditi nel merito, perché questo è il vero rischio, nel senso che al di là di questo problema che tutti quanti noi ricordiamo, c'è comunque un problema che è collegato anche ai contenuti di un eventuale accordo sugli altri punti che non è noto perché in qualche modo essendo sorta una pregiudiziale, come devo dire, in qualche modo non si è fatto neanche lo sforzo di individuare una sintesi rispetto a punti su cui c'era la disponibilità ad approfondire. Poi peraltro il contratto è sempre unitario, nel senso che al di là di come uno si siede al tavolo, eccetera, naturalmente rimane il fatto che se alla fine della riflessione del discorso si è convinti della validità del contratto che viene sottoposto a una firma, un soggetto vota e firma, altrimenti se non è convinto non firma. Non è che gli accordi in progress sono comunque collegati a una valutazione conclusiva, come avviene per tutti quanti noi quando abbiamo un pacchetto complessivo, però al di là di questo noi cercheremo naturalmente di continuare a lavorare in una direzione diciamo che porti a far sì che questa situazione dell'11 e 12 di dicembre non si realizzi come ha proclamato l'Associazione Calciatori ieri. Abbiamo ancora parecchi giorni di tempo, voglio dire, abbiamo ancora comunque un passaggio fondamentale che è le audizioni di oggi all'Alta Corte, il parere dell'Alta Corte, quindi andiamo in progress tranquillamente, ovviamente con concentrazione, sapendo naturalmente che i tempi sono stretti, ma senza perdere la fiducia che possa essere individuata una soluzione positiva. Quindi c'è ancora tempo prima di chiamare il commissario a lavorare, il commissario ad acta a No, c'è lavorare? da attendere il parere dell'Alta Corte di Giustizia. Noi abbiamo chiesto diciamo, all'Alta Corte di Giustizia di
alla luce degli avvenimenti che erano intervenuti dopo il primo parere dell'Alta Corte di Giustizia, di dirci potesse o dovesse essere una eventuale funzione e un contenuto oltre che gli effetti di un commissario, e quindi naturalmente dato che comprendiamo la complessità di questa situazione ci siamo messi, come è doveroso, a valle del parere dell'Alta Corte. Nel frattempo sono maturate altre situazioni, compresa ovviamente la proclamazione ufficiale dello sciopero di ieri, e l'Alta Corte ha ritenuto in questa occasione di ascoltare naturalmente le parti, mentre nella precedente occasione, che era una situazione iniziale, fatto pervenire da parte delle parti un documento, ma non c'era stata un'audizione diretta, quindi ci mettiamo a valle di questa situazione tranquillamente. Una volta che avremo il parere dell'Alta Corte lo valuteremo con grande attenzione e ovviamente la Federazione assumerà le decisioni che riterrà giusto assumere nell'interesse generale del mondo del calcio, che è l'obiettivo che ha la Federazione. Quindi, ok? Grazie Presidente.